Ci uniendo rinnova in tutti noi il ricordo delle radici della nostra Repubblica. Cosa rappresenta il 25 aprile? Il 25 aprile è la festa della libertà e specialmente di quelli che hanno fatto la resistenza, i partigiani e i tanti altri che credevano in quell'istituzione. Sono un figlio di un partigiano. Io ho anche le foto da fargli vedere se vuoi. Della libertà, delle brigate internazionali. Ecco qua. E nella brigata Garibaldi. Io sono un figlio di un partigiano qui piccolino nel 43. E suo padre? Questo è mio padre. Qualche anno dopo. In montagna Marzio, in provincia di Varese. Con la stessa volontà. Suo padre cosa gli ha raccontato? Mi ha raccontato di sempre venire al 25 aprile e manifestare la libertà, ma sempre detto. Lei si sente libero oggi? Cioè, mi sento libero perché sono figlio di un partigiano e non la penso come i fascisti. Ecco perché sono libero. Cos'è la libertà? La libertà è una cosa che va bene a tutti, però che siamo liberi. Quello è importante. Chi dovrebbe esserci su quel palco a parlare oggi? Per me mi va bene le istituzioni di sinistra, non quelli di destra. Ok. Per me sì, no? No, sì, sono referente per i volontari del Nord Italia. E come mai siete qui oggi, in tanti? Siamo qui intanto per la ricorrenza che c'è, per ricordare quello che è avvenuto a suo tempo, ma in particolar modo per sensibilizzare quello che è la nostra posizione nei confronti della situazione di Iraq Matanet, che è stato sequestrato ormai più da un mese senza nessun capo di imputazione. Secondo lei si sta muovendo qualcosa? Il governo sta intervenendo in qualche misura? Ah, purtroppo no, sta facendo ben poco, anzi, ultimamente ovviamente nulla per cercare ovviamente di sensibilizzare il governo Karzai di questa nostra richiesta. E fosse lei al posto di Prodi, cosa farebbe? Cosa faccio io al posto? Fosse lei al posto di Prodi? Intanto manterrei delle promesse che ha fatto, quelle promesse ovviamente che sono di richiedere una liberazione ufficiale da parte del governo italiano nei confronti del governo Fagano. Da lei è libero, si sente libero lei? Ma libero di che cosa? Cioè libero mica tanto, nel senso non penso che io possa riuscire a portare. Lei è qui oggi? Sono qui perché credo nei valori della resistenza, sono qui perché credo che la partecipazione delle genti, quando sono motivate da grandi tensioni e valori morali, sono le uniche che possono garantire il progredire di una società. Ok, lei pensa che l'Italia sia un paese libero? Come tutti i paesi occidentali, l'Italia è leggermente più libero di alcuni altri, però il concetto di libertà è sempre molto relativo. Il concetto di libertà è acquisito solamente per i poteri, poi dipende dal popolo se riesce a strappare strumenti per far sì che la libertà e i diritti siano garantiti anche per lui. Cosa manca all'Italia? Manca diritti uguali per tutti, manca trasparenza, democrazia nel lavoro e soprattutto democrazia nell'applicazione delle leggi. Non basta una legge, ci vogliono anche gli strumenti per poterla applicare e spesso questi non sono attendibili. Ascolti, sta ascoltando il... Sì. L'ha colpita l'intervento di qualcuno? Ma fino adesso mi ha colpito l'intervento di Casati come presidente dell'ANPI, perché credo che riproporre alle nuove generazioni i valori di resistenza in occasione del 62esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo sia importantissimo, soprattutto per i giovani. Mi ha colpito in senso negativo l'ipocrisia del sindaco di Milano, dicevo, perché credo non abbia le carte per potersi presentare in una città dove lui per primo i valori della democrazia, no, e lui per primo a calpestarli. E se vuole le dico anche perché. Quando per esempio la Costituzione pone come principi fondamentali il criterio pubblico alla sanità, ai diritti civili, al lavoro, alla pubblica istruzione, mentre abbiamo ancora settori delle istituzioni, tipo il nostro sindaco, che è il principale protagonista al processo di privatizzazioni esasperate,
che portano solamente interessi a pochi, questo credo che non abbiano niente a che fare con i valori della resistenza e soprattutto della nostra Costituzione. Ok, la ringrazio. Va bene così, va, grazie. Da dove vieni? Romania. Cosa ci fai qui in Italia? Soldi. Come ti chiami? Elena. Ti piace l'Italia? No. Pensi che, che sia un paese libero? È un paese libero l'Italia? Non ho capito. È un paese libero l'Italia? Non lo so. Sai che oggi si festeggia la liberazione? Sì, ma non lo so se è libero, perché non è libero proprio.